si svegliò di colpo. Fuori era ancora buio, era troppo presto per alzarsi. L'orologio faceva le 3. Perché era sveglio? Aveva la forte sensazione che qualcosa non andasse, che non fosse tutto come al solito. Si mise su un lato, vicino alla sua compagna. Qualcosa gli toccò la gamba, ma non era la classica pedata che capita di scambiarsi quando ci si muove nel letto. Era stato sfiorato da qualcosa di più grande, liscio e un po' scivoloso. Allungò una mano e non trovò le sue gambe. Non capiva. Sapeva che l'avrebbe svegliata, ma accese la luce. Lei si svegliò. «Che c'è? Stai male?» «No, è che...» Sollevò il lenzuolo e restò lì, fermo. «Cosa fai? C'è qualcosa che non va?» chiese. «Guarda...» riuscì appena a mormorare. Al posto delle gambe aveva una magnifica, verdissima, lucente coda di pesce che finiva in una larga pinna. Lei si sollevò sui gomiti. «Mi sa che l'incantesimo è finito», disse, senza il minimo turbamento. «Scusa?» «Sì, non te l'ho detto perché pensavo fosse per sempre, e invece evidentemente no. Scusami». «Non importa». Perché rispose «non importa» se lo chiede ancora oggi? Abbassò il lenzuolo, si sdraiò supino fissando il soffitto. «E adesso?» mormorò. «Dobbiamo traslocare, tutto qui. Troviamo una casa vicino al mare». «Cazzo!» commentò. «Perché? Non ti va di stare al mare?» Si voltò di nuovo, la baciò. «E se finisse il mio?» «Il tuo cosa?» «Non te l'ho detto nemmeno io, scusami. Ma anch'io ho subito un incantesimo. Prima di conoscerti, ero un orso bruno, di montagna». Lei tacque per un po', poi disse: «Casa al lago di Braies?» «Ok», rispose e spense la luce.